La società Gestione Ambiente punta con decisione sulla raccolta porta a porta. Sono 33 comuni serviti attualmente da questa azienda che si occupa, tra le altre cose, del servizio rifiuti. Il porta a porta diverrà uno degli obiettivi centrali dei prossimi 2 anni e partirà già quest'anno. Ne ha parlato con noi Paolo Selmi, amministratore delegato di Gestione Ambiente. La raccolta differenziata porta a porta è e resterà il nostro core business, perché è l'attività che impiegherà la maggior risorsa, diciamo che sarà almeno il 60% della nostra attività. Dato per il contratto che abbiamo stipulato col consorzio, siamo impegnati ad avviare questo sistema nell'arco di 2 anni, 18 e 19. Nel 2018 si effettuerà la prima partenza su un gruppo di 20 comuni del Tortonese e del Novese, e il 1 ottobre è, diciamo, un po' la scadenza che noi abbiamo fissato per avviare il nuovo sistema di raccolta sui cittadini, con i cittadini, che sostanzialmente in termini concreti significa che progressivamente verranno eliminati i bidoni stradali e tutta la spazzatura verrà raccolta direttamente presso le case dei cittadini. Inizialmente la raccolta porta a porta partirà in 20 comuni, quelli con una estensione minore, per poi essere invece allargata ai restanti 13 nel 2019, tra cui anche Tortona, Novi Ligure e Serravalle Scrivia. Come sempre si cerca di partire, dire dove è più facile forse non è il termine corretto, dove però sicuramente abbiamo più garanzie di successo e dove possiamo quindi anche correggere gli inevitabili piccoli errori che ci saranno, perché queste cose, le cose tutte giuste, non si fanno mai sempre al primo colpo. Sicuramente sono sistemi complessi che impattano sulle abitudini dei cittadini, impattano sulla cultura dei cittadini. Ecco, i comuni più piccoli si prestano di più anche per un motivo, perché nei comuni grandi noi abbiamo i centri storici con le strade strette dove è difficile passare, abbiamo i condomini, abbiamo tutta una serie di situazioni che vanno esaminate bene per trovare soluzioni ad hoc. Il passaggio alla raccolta differenziata porta a porta avverrà dopo una adeguata comunicazione che inizierà con largo anticipo, e questo porterà anche ad una modifica del pagamento delle varie tasse. Si passerà dall'attuale sistema tariffario ad una tariffazione invece puntuale, ma anche questa operazione avverrà per gradi. L'obiettivo è quello di arrivare ad una tariffazione di tipo puntuale. Puntuale vuol dire semplicemente in cui il costo, diciamo, della tariffa e la tariffa che il cittadino paga è commisurato, proporzionale, diciamo, alla quantità di rifiuti che fa. Quindi più rifiuti fai più paghi, meno ne fai meno paghi. Ovviamente ci sarà una parte fissa che è legata ai costi fissi del sistema, una parte variabile che invece dipende dal comportamento individuale. Questo però è un punto d'arrivo, perché per arrivare a quello è assolutamente necessario mettere in piedi un sistema molto evoluto anche dal punto di vista tecnico, informatico per essere precisi. Ecco, bisogna mettere in piedi un sistema che sia efficiente e funzioni bene, insomma, e quindi ci vorrà un po' di tempo. Ci siamo posti come obiettivo il 2021. Per tutte le altre informazioni, come sempre, il nostro portale radiogold.it.